coglione. Apri, fammi vedere che giacca in. Ah, gli abiti, voglio. Azione. Preparati, soldato. Formale, ideale per quando vuoi farti notare. Speciale, abiti della storia e di altre avventure. Azione. Maglietta bianca. Libera uscita. Metallico 2. Metallico. Fatti annunciare presentandomi al tetto militare. Combattimento è come sono adesso. Metallico. Vabbè, vediamo gli altri. Signor Clay, minchia. Orario d'ufficio, cameriere. Come cameriere, po'? No, cameriere non ci penso. Speciale. Patriota. Rivoluzionario. Federale. Come federale? Questa capigliatura, po'. Questo assomiglia tantissimo a Vin Diesel. Nero e fiero, affronta il mondo con giacca di pelle, maglia a collo alto e pantaloni scuri. Gareggia con stile indossando giacca e guanti firmati Hangar 13. Niente pubblicità Hangar 13. Azione. E cosa sconfiggi? Fatti annunciare. Sconfiggi il cult con questo completo alternativo da missione. Io mi metterei Metallico 2. Metallico 3, no, libera uscita. Libera uscita pure è bello, però. Metallico 2. Scusa. Ma se faccio speciale questo? No, troppo tamarro questo. Io farei Metallico 2, vai. Mamma mia, si sottosto, guardate qua, voglio. Mamma mia. Allora, a parte che dobbiamo prenderci un po' di roba, tipo, non si aprono queste cose. Dobbiamo andare a fare delle missioncine, tipo questa, Unione Sudista, che è missione storia, questa che è missione storia vecchia e questa che è un'altra missione storia vecchia. Quindi io direi di iniziare proprio da questa, ricatto. Parla con Harold Cudray e quindi faccio un giro qua, poi ci vediamo direttamente là. Devo fare uno starnuto pure. Qui non possiamo passare in macchina. Il nostro nuovo abbigliamento. Eccolo là. Arama spara subito. Come mamma fa? No, no, dobbiamo parlarci. Sei il giornalista? Harold Coley, lo spifferone. Gestisco il giro di mazzette di Derazio. Immagino che non faccia bene alla salute fare i nomi di quelli all'interno del giro di Marcano. Non lo sai? Anche il fumo passivo uccide. Comunque sia, sappiamo che dei funzionari pubblici prendono delle mazzette, ricatti, roba grossa. Al centro di tutto c'è un tipo di nome Frankie Bernard. E il problema è che non so dov'è. Potrebbe rendere le ricerche difficili. Ah, e in realtà ho sentito dire che il signor Bernard usa dei nascondigli, posti in cui i suoi uomini lasciano le mazzette per i funzionari. E guarda caso posso dirti dove sono. So anche che Frankie conserva un bel registro di tutti i suoi affari sporchi. Vedo se riesco a sapere da uno di quei corrieri dove si trova il tuo uomo misterioso e il suo registro dei ricatti. Gli uomini che lavorano per Bernard sono discreti come lui. Dovrai trovare un modo per farli parlare. Tutto qua. Avessi scritto tutta una cosa. Infatti questa era bianca prima, poi è nera, poi è bianca. Non so che... Ma poi è nera. Poi io sono tutto nero. Poi questa è bianca. Poi è nera. Poi è bianca. Poi non la posso usare, per dire. Perché no, posso usare sta macchina? Posso usare la tua, scusami. A parte che... Ah, perché da questo garage non si esce, voglio. Ecco perché. Già capito tutte. Allora, prendiamoci la nostra sgangheratina e andiamo direttamente. Vediamo dove, vediamo dove. Gol, quando ne ha già fa, però. Allora, andiamo prima qua. Ci vediamo direttamente là, come tutte le altre missioni, così vi taglio i pezzi e ce la facciamo in un unico video. Magari durerà un po' di più, però. Che ce ne può? C'è molto che posso fare. Chi ti ha detto che potevi entrare? Io, Vicca. Dai, prendiamo la pistola. Te muovi, però, arriva a ca. Minchia, quando ci stai mettendo, tagliata la gola. Dai, vai a chiamare la polizia, eh.
messaggio sbagliato. Shhh. Tu non hai visto niente. Perché non corre sto cretino? Credo di aver visto. No, no, tu non hai visto niente. Che vuole fare Frankie Bernard? Signor Bernard usa dei corrieri per fare le consegne. Io so soltanto che tipo di auto guidano. Da oggi sono io il tuo capo. Sei molto furbo, stronzetto. Esatto. Ehi! Prendetelo! Dai, caccia fuori la testa. Allora, siamo arrivati. Segui. No, vabbè, no, ovviamente non la chiesa. Segui le palle, non seguiamo nessuno. Quella macchina bianca gigante. Non è droga. Chiedevano solo un po' di soldi per certa gente. L'umarcano offriva da sì, sì, ciao, ne. Ciao. Allora, che cosa mi dici? Eccolo là! Come mosche, cazzo! Un altro cielo! Questo faceva male! Ma chi è? Ma da dove si è assoluto? Tu ti sei buggato, meglio così, va. Muto devi stare. Correre, ma troppo giovane per morire. Come fai i soldi, Frankie Bernard? Il boss tiene un sacco di politici per le palle. Ha delle foto scottanti nascoste nelle terme Imperial. La mia banda ti contatterà. Mandateci qualche agente. Che mandateci? Allora, siamo arrivati, si sollevano, chisti, siamo più che arrivati. Ma la parcheggio in salita, parcheggio. A tutte le unità, inseguimento annullato. Sì. Abbandonate le ricerche e tornate in pattuglia. Ripeto, abbandonare le ricerche e tornare in pattuglia. Ma, lì è. Ecco perché. Questo devo ammazzare. Ah, eccolo. Perfetto. Allora, il posto era proprio qui dietro. Adesso c'è pure un poliziotto che rompe le palle. Vedete? Niente, niente, non mi viene arrestato. Che sarà mai un piccolo oltraggio al pudore, giusto? In ogni zona privata o posso che le accuse confinamento. Sì. Oppure sarà l'occasione buona per fare i bagagli e trasferirmi in un posto con un clima più ospitale. Ma Ho fatto vedere un bianco che bacia una negra. Sono nemici, sì, questi. Lì c'ho nemici. No, stavo pazziando, stia. Apprezzo il fatto che mi ascolti così a lungo. Quando se n'è andata, di conversazione intendo. Tagliata la gola indietro proprio. Una volta c'era molta più gente. Ehi! Da scivoli. Per favore, zitto. Lì ci rimango una parola. Ma sono al piano di sopra, sti. O sono qua? È in uno degli armadietti. No, è su. Mannaggia a voi, mannaggia. Non so dove sono le scale. Vaffanculo. Ma vate fuori. Vaffanculo. Ma vai a crepare, va. Crede di poter insegnare quelle assurdità ai miei figli? Ci puoi scommettere che andremo al prossimo incontro del consiglio scolastico? Chiunque abbia impiccato quel tizio a una parte. E levati di mezzo. Ma greva sto cretino. Non ha buone intenzioni. Qui doppio. Attenzione. Scappate! Cristo! Non diciamo una parola. Non l'ho capita perché praticamente. Bacia il mio culo bianco! Sì, sì. Entrate tutti dentro, che a mo vi faccio vedere io che succede. Niente, niente, però un fuoco. Oh, entrate! Può capitare a tutti. Levati di mezzo. Errore mio. Che vuoi fare? Stai andando a caccia? Che cazzo vuole fare? Sì, sì, mo ti faccio fare io. Ma mi fa. A parte che mi fate schifo. Mi dispiace. Che ti ha preso? Mi dite come faccio. Giuro su Dio che sembravo un abitante della giungla. Un abitante della giungla. Sparito. Qui è morto. Che cazzo è successo a Ne so quanto te
Il vecchio sta... Non dirmi che ci credi davvero. La... Questa? Siamo su una nave che affonda. Ah, lo pensavo io. Siamo che vuoi, mascoli che pigliano fuoco. Oltre al fuoco c'è di più. Mascoli, mascoli. Che hanno pigliato fuoco qui. Qui? Ci provo! Non ci capito. Pezzo di merda! Sì, sì, va bene. Guarda chi si fa scendere. Ti faccio il culo. Non ha più capito. Perfetto. Non ti preoccupare. Cioè, chiama la polizia. Ho trovato. Sì, mi ha trovato. E mo te ci ho trovato pure io. Dai, andiamo a prenderci sto registro. Poi questa musica classica casona qua. Che te suoni. Apri sta porta. Vuoi sparare a qualcuno? No, non voglio sparare nessuno, non ti preoccupare. Torniamo indietro. Apri sta lo stronzo se ne è andato. Là e controlla. Uè, ciccio. Secondo me gli ho spezzato il collo. Qui ha occhio però, mica... Ciao, prendi. Non ci credo, Agliù! Sorpresa, figlio di puttana! Non ci credo, Agliù! Mi sta venendo da rimettere, Agliù! Però questa è una Leica M9. Per chi capisce di macchine fotografiche, pure che non c'è scritto. Mamma mia! Eccolo là! Registro preso. Non hai più capito a chi è che volevi sparare. Che schifo. Ma non lo posso sparare. No. Che la miseria. Stia venendo a rimettere. Non può curare di me. Non tanto, non può. Ok. Qui c'è pure un quadro da prendere. Adesso vediamo dov'è. Eccolo. Andiamocene perché abbiamo concluso anche questa. Dobbiamo ancora si vive. Dobbiamo andare. Vediamo dove dobbiamo andare. Dobbiamo andare da, non lo so. Adesso usciamo di qua e poi vediamo dove dobbiamo andare. Ok, qui è dove ho fatto fuori tutti questi. Ok, soldi. Fermi tutti. Ah, nessun testimone, ricerca. Vabbè. Dobbiamo allontanarci da qua. No. E ne abbiamo lasciati in vita due. Allora. No, un nuovo obiettivo non c'è, quindi io andrei a fare... Non lo so. Andiamo a fare questo. Tanto è qui vicino, quindi parla con padre James. Abbiamo recuperato comunque i registri e andiamo a parlare con padre James. Ci vediamo là.